Uomini e donne gossip, Sabrina Ghio lascia il trono? L'indizio. Gossip uomini e donne, Sabrina Ghio pronta a lasciare il programma? Sabrina Ghio a Uomini e donne potrebbe abbandonare il trono. Stando alle ultime anticipazioni sappiamo che Mattia Marciano ha deciso di lasciare il programma e di vivere la sua storia d'amore con Vittoria Deganello. Per questo motivo, la produzione ha dovuto trovare qualcuno che potesse coprire questo posto lasciato vuoto troppo presto. Pertanto, sono iniziate a circolare in rete le prime notizie sul futuro tronista. Abbiamo visto che a prendere il posto di Mattia ci penserà Nicolò Brigante, un ragazzo sconosciuto nel mondo dello spettacolo, beccato mentre girava il video di presentazione. Ma ecco che nelle ultime ore sta girando un'altra notizia, che riguarda sempre il trono. Anche Niloufar Haddati sembrerebbe essere una nuova tronista. A dare la notizia ci ha pensato il vicolo della News, il quale ha rivelato che anche l'ex corteggiatrice di Mattia è stata beccata mentre girava il video di presentazione. Si tratta di un'anticipazione che fa pensare. Se ci dovessero essere davvero due nuovi tronisti, pronti ad iniziare questa avventura, qualcun altro potrebbe lasciare il suo posto. Sabrina Ghio è, però, la principale sospettata. Nicolò Brigante e Niloufar Haddati pare diventeranno i nuovi tronisti. A questo punto, ci viene facile pensare che un altro protagonista sia pronto a lasciare il trono. Stiamo parlando, appunto, di Sabrina. La Ghio sta trovando molte difficoltà all'interno del programma. Sappiamo che l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha visto il corteggiatore Nicolò Ragnolo lasciare lo studio, per non tornare più. Il giovane ha ammesso di non essere fortemente attratto dalla Ghio. Proprio per tale motivo, ha scelto di tornare a casa lasciando il programma. Uomini e donne gossip. A rischio il trono di Sabrina Ghio. La decisione presa da Nicolò R. potrebbe aver portato Sabrina a prendere la stessa scelta. Sappiamo bene che la Ghio era molto presa dal corteggiatore. È stato il primo che ha notato tra tutti i pretendenti e anche che ha baciato. A colpire la sua attenzione ci ha pensato anche Nicolò Fabbri. Quest'ultimo, però, non sarebbe mai riuscito a conquistare la fiducia della Ghio.